Grazie a voi per questa accoglienza straordinaria in questo giovedì mattina che mi dà forza. Per fortuna, quando entri nelle case delle persone, come ho avuto la fortuna di fare stamattina a casa del babbo, della sorella, della fidanzata, del maresciallo dei carabinieri che è morto in servizio. Quella è la vita vera. Quella è la vita vera, e quindi le parole di quel babbo che mi dicono: ti guardo su Facebook, vai avanti, tener duro, e mio figlio ti fava per te, ero orgoglioso di quello che state facendo. Ebbene, questo mi vale 30 processi, 50 minacce, non mi interessa. Vado avanti dritto come un treno e non mi fermo. Innanzitutto San Severo, i sindaci sono fondamentali, anzi sono probabilmente le figure politiche più importanti, perché il ministro propone i decreti, il parlamentare approva le leggi, il consigliere regionale si occupa della sanità, però il sindaco è tutto. E quindi qua c'è un'amministrazione di sinistra che evidentemente ha paura, perché mi dicono che se invece di spiegare ai cittadini di San Severo quante cose belle hanno fatto negli ultimi anni e quante ne faranno, passano il tempo a offendere gli altri, a offendere lei, a offendere la Lega, vuol dire che non hanno fatto niente. Perché chi passa il tempo ad insultare gli altri, evidentemente perché di suo non ha fatto. Ah, è quello che c'era fuori. Portate pane e Nutella al signore che c'è qua. Che... Vabbè, uno su mille ce la fa. Quindi l'abbiamo trovato. Sì, ma... Vabbè. Ragazzi, alcune persone hanno bisogno di affetto e di cura, quindi, però i numeri dicono che ad oggi la presenza di immigrati in Puglia rispetto all'anno scorso a spese dei pugliesi si è dimezzata. Abbiamo dimezzato in Puglia, a Foggia, a Bari, a Lecce, a Brindisi, a Taranto, metà. E ad oggi gli sbarchi attraverso il Mediterraneo si sono ridotti del 90% rispetto all'anno scorso. I porti sono e rimangono chiusi a barchini, barconi e barchette. Punto. Visto che c'è uno che a Foggia mi contestava dove vado dopo, perché dice: vogliamo riaprire i porti. Ma io i porti li apro ai pescherecci dei pescatori pugliesi, ai turisti che pagano, non ai turisti a pagamento. Poi ci siamo riempiti di turisti che invece di pagare sono pagati per fare i turisti. Poi mi diceva: no, ma sono donne e bambini che scappano dalla guerra. Io andavo in questi centri, mi ricordo in Sicilia, tutti ragazzi trentenni, robusti, cappellino, telefonino, cuffiette all'ultima moda e scarpe da tennis. E io dico: ma mica male, no. E siccome penso che a San Severo, sindaco, ci siano persone in difficoltà, trentenni disoccupati, pensionati che non ce la fanno a tirare a fine mese, gente che fatica a pagare la bolletta della luce. Poi l'Italia è un paese strano, dove ogni tanto, è successo a Roma settimana scorsa, se occupi un palazzo e non paghi la bolletta, ti arriva uno che te la paga lui con i soldi degli altri. Dico, boh. La sinistra ha perso, perché invece di parlare di lavoro, di operai, di fabbriche, di agricoltori, cercano fascisti che non ci sono e razzisti che non ci sono. Loro guardano indietro e noi guardiamo avanti. In bocca al lupo, viva San Severo, viva la provincia di Foggia.